Buongiorno, scusate la faccia sconvolta, ma oggi sto bene, a dire la verità. A parte la solita nausetta. Allora, oggi è il 2 di agosto, che è mercoledì o giovedì. Oggi è giovedì 2 agosto e mi sono resa conto adesso che devo ancora cambiare il calendario, tra le altre cose. E alle 10:50, ora sono le 9:30, ho l'ultima finalmente visita e quindi non vedo l'ora, cioè sono un po' agitata sinceramente perché si vuole un attimino capire come siamo messi. E oggi boh, c'è una capa pazzesca, anche se stanotte ha piovuto e ha un pochino rinfrescato, è nuvoloso e ho già detto che sono un po' agitata. Sì. Ok. Oggi questo weekly vlog inizia di giovedì. Grandioso, meraviglioso. Però non ho fatto niente di particolare, 6 giorni a parte stare in piscina il più possibile perché è un caldo pazzesco. Tra l'altro, adesso non riuscite a vedere, non so perché, ma qui sono tutta ustionata, ma non dal sole. Ho fatto la maschera peel off, quella nera, il carbone, che ho trovato in un negozio e avevo tutta un'ustione qui e qui ieri, che adesso con l'aloe sembrerebbe passata. Tra l'altro poi venerdì, quindi domani, uscirà un nuovo video, ieri ne è uscito un altro. E devo ancora montare il weekly vlog della settimana scorsa, quindi mi devo dare un po' da fare oggi. Vado a prepararmi. Ragazze! Oh mio Dio, mancano 19 giorni! Aiuto! Ah, è il 20, cioè io dovrei partorire il 21, il 20 è anche il compleanno di mia sorella. Yeah! Adesso puoi parlare. Siamo all'ospedale. E come sempre siamo in? Che cacchio è? Incinta. E si è incinta e in ritardo. Allora, la situazione è questa, sono le meno un quarto alle 6 e io ho contrazioni circa ogni 3 minuti e mezzo, 4, però sono tornata a casa, mi hanno detto di tornare in ospedale se si fanno più intense e più dolorose. Per il momento è circa dalle 3 che ce le ho ogni 3 minuti e mezzo, quindi siamo venuti a casa. E quindi boh, non so cosa sta succedendo, potrebbe nascere stanotte. Ore 9:58 le contrazioni iniziano a farsi dolorosine. Quindi, e quindi stiamo andando a fare un giretto in ospedale. E Alessandro dalla nonna, che è già in pigiama. Meno 10 a mezzanotte. Ancora niente. Dobbiamo aspettare fino all'una per rifare la visita. Che ora è? Ahai, non so. Mezzanotte e mezza. Ancora mezz'ora, dai, dopo andiamo a casa a dormire. Cosa dormire? Senti, io faccio blu. Spara fuori mio figlio. No, non è pronto. Un saluto in camera. Non è pronto. Buongiorno. E niente, siamo di nuovo a casa. Siamo rimasti in ospedale fino alle 3:30 stanotte. E mi hanno rimandata a casa perché è tutto stabile. Nel senso, le contrazioni ci sono ogni 3 minuti e mezzo, 4, ma non è cambiato niente, quindi mi hanno rispedita a casa. Adesso andiamo a prendere Ale. Sarà oggi? Quanto forte la viennetta di te, in realtà. Non so. Ari, eccoci.
Basti, quindi... Beh, se mi auguro di sì, una viennetta. Allora, tutto su... Stavo cercando di dirvi che non è cambiato niente. Vai dentro te, prendela che vado a prendere i soldi. Stavo dicendo... che non è cambiato niente. No, finché te si continui, così no. E quindi andiamo a mangiare a casa dei nostri amici. Purtroppo... Neanche incinta, lei. Ma basta, ma come ti sei da? Per favore. Niente di niente. Sabato 4 agosto sono vestita più o meno. E ancora niente di niente. Ho perso il tappo perché ho avuto la paletta del tappo, ma è ancora tutto tranquillo. Le contrazioni uno ogni tanto, ma non sono neanche più regolari. Boh, avrà cambiato idea. E dammi una mano, che ti tiro su. Riusciremo ad uscire da qua? La vedo dura. Ah, io in ginocchia? No, amore. Perché batti? Perché batti? Batto per farlo spaventare. Ma devi andare più vicino. Ma se può andare a Mona. Ma porca trotta. Attento Ale che ti è fino a Sassanca ti dico. Ale, stai attento. Mamma ragazzi, che caldo che fa. Adesso siamo tornati a casa, ma noi sta preparando un po' di pasta con il pesto. E io ho avuto parecchie fitte stamattina camminando. Però fitte non contrazioni, quindi boh. Ale, che fine ha fatto il fratellino? Non so che fine. Ma esce o no? Ale, c'è. Esce o no? Non so quando vuole uscire. Sono le 3:30 di sabato 4 agosto e io credo di aver rotto le acque. Cioè credo, sono sicura di aver rotto le acque. Non del tutto, però cioè non si è rotto del tutto sicuramente. E quindi ecco stiamo. Aspetti qua. Sì, aspetto qua. Amore mio, ci vediamo domani. Penso che ci vediamo domani. Cosa stesso finendo? Mi ha sbusato. Mi ha sbusato che prima entrando sotto il fuoco. Cosa conti lì in erba? Busi. No, nel pie. Busi dappertutto. E ha sbusato come Giugane che prima entrando in te il bronzo. Addirittura l'anestesista. Adesso che vede l'anestesista. Metti rito via l'erba dei pie, per favore. Io rinascerò. Dai. Aspetta che comunque non ho dimostrato le speed cross. Speedcross 6. Sono quasi le 7. Che fame! Ti hanno messo sulle fettuccine. No, una famiglia. Senti che male. Tracciato di Monza, procede, tra alti e bassi. Adesso viene l'altra però. 42, 40. Le contrazioni sono partite e adesso dovrei cenare, mangiare qualcosina. Perché, ci siamo, aiuto, mamma che occhiaie, Ultima cena in pancia della mamma, dopo da qua in poi latte. Manca solo la candelina. Mamma c'è.
Finestrina. Finestra di brodo con calcoli. Le carote che le sono nate da 3 mesi ormai. Non si neanche più arancioni. Come stai filmando? Come erano le carote? Le erano anche arancioni. Cose che succedono quando uno, al posto di inserire l'arretro, inserisce la marcia. Mamma mia, che fame! Cos'è sta roba? Mamma mia. Ciao patatino. Ciao. Maria Santa, non ho mai visto dei lasagne di quel colore. Quello là è un altro, è della signora là. E da quello che ha la tanta forza di giorno. E fino a volte, 65. Facendo delle cose, temperatura davanti, la teniamo allucinante, ma qui e tutto sarà come una vasca, no? Sì, se te poi sì, se no vado da solo.
Tutti a pranzo? Gnomi gnomi. Si mangia pasta all'olio. L'olio è rimasto da mia parte. E qua rimasta super grigliata. No, così è olio, Sedon. Sì, olio, ho messo qualcosa che sa da olio. Forse come? È il detersivo, vedi. Qualcun altro qua sta mangiando. Buon appetito a tutti. Belli e brutti. Cugino, perché andiamo a casa? Ciao patatino, eccoci qua, andiamo a casa a conoscere la Dudona. Un po' di qua, un po' di là. Eccoci arrivati. Scrivete gioco, mi prenoto per il gioco, qual è il nome? Voglio giocare. Sì, quello che è, insomma. Scrivete pure, voglio fare un gioco con te. Porto. Amore, ciao amore. Chi c'è lì? Chi è? Vieni amore, ciao. Pianino. Cos'è sta roba di? Chi è? Amore. Non spegnare, può vedere. Anche tirare anche di Dodoni. Perché è cacaglio? Ciao amore! Cosa succede? Parecchio. Guarda Dudi. Cos'è? Cos'è sta roba di? Chi è? Thank you.